Bene, siamo in collegamento con Maddalena Gissi, segretaria nazionale della CISL Scuola, e parliamo del tema del giorno, cioè la chiusura del contratto sulla didattica digitale integrativa o didattica a distanza, come la si voglia chiamare. Sembra che oramai la vicenda si debba concludere nell'arco delle prossime ore. Proprio questa mattina FLC ha fatto sapere, ne abbiamo anche dato notizia sulla nostra testata, che è questione di alcuni particolari, di alcuni dettagli. In particolare la FLC chiede che la firma sia accompagnata anche da una intesa con il Ministero ed una riscrittura della famosa nota Bruschi 1934 del 26 ottobre. Gli altri due sindacati, tre sindacati, non sappiamo ancora con precisione che cosa faranno. Ecco, qual è la posizione della CISL? Voi avete firmato fin dal primo istante, posso dire, in maniera convinta. Sì, abbiamo firmato in maniera convinta e abbiamo pensato a quello che poteva essere l'interesse della scuola, dei nostri, del personale, della funzionalità all'interno di un percorso che sappiamo nel periodo di chiusura e di lockdown è stato oggetto di conflitti e di preoccupazioni da parte di tutto il personale. Noi abbiamo firmato entro i tempi previsti dalla trattativa, che è stata una trattativa molto veloce perché siamo costretti ad accelerare anche i nostri tempi, le nostre ritualità sono state messe in discussione. È chiaro che l'emergenza non ci permette di allungare le nostre trattative. Noi avevamo discusso nel merito, abbiamo chiesto a molti di affinare molti punti, abbiamo anche sottolineato l'esigenza di regolamentare un percorso, come avevamo chiesto d'altronde da mesi insieme alle altre organizzazioni, perché non si poteva continuare questo percorso di interpretazione a secondo, diciamo, delle esigenze dal punto di vista del dirigente, delle famiglie, dei singoli bisogni del singolo soggetto. Noi dobbiamo avere la natura confederale della CISL Scuola, deve attenzionare le ragioni di natura collettiva. Quindi ci dobbiamo preoccupare che tutto possa funzionare in questo momento delicatissimo. E l'unica nostra veramente difficoltà è stato veder pubblicare il nostro contratto con una nota che accompagnava e interpretava anche in modo, diciamo, non incongruente, non proprio legato al nostro contratto, al contratto, una nota che il Ministero ha pubblicato e che noi immediatamente abbiamo chiesto di rettificare, tant'è che abbiamo voluto, con una nota che è sul nostro sito, chiedere l'immediata convocazione di un tavolo con tutte le componenti che avevano seguito la trattativa. Quindi noi, dopo il contratto, siamo andati ancora una volta ad un altro tavolo per una ridiscussione della nota che aveva accompagnato questo contratto integrativo. Devo dire che è la prima volta nella nostra storia anche del settore pubblico che si sottoscrive un contratto integrativo per una materia così delicata e così importante. È una modalità di lavoro diversa e quindi dovevano essere garantiti comunque i diritti dei lavoratori, gli stessi orari, la possibilità delle pause, la contrattazione sulla disconnessione, il diritto all'informativa all'RSU sulla gestione dell'attività a distanza o in classe, il comodato d'uso, l'impegno per il personale a tempo determinato, la garanzia anche di allargare gli acquisti della card docente. Il tutto è confluito in una nota congiunta che il Ministero ha condiviso con le organizzazioni firmatarie. E io mi auguro che ci siano le firme di tutte le organizzazioni sindacali, perché avevamo chiesto noi di regolamentare la
Senti, a quanto sappiamo, l'ipotesi di contratto è già stata o sta per essere inviata agli organismi di controllo, quindi fra un po' di settimane dovremmo avere anche la firma definitiva. È Al stata decimo l'informazione che giorno abbiamo. è stata inviata l'UGB come previsto dalla norma e ora c'è un tempo, chiaramente come sta succedendo in tutti i settori, ci dovrebbe essere una velocizzazione. Il contratto di un settore pubblico sottoscritto di recente è stato firmato dalla Corte dei Conti vidimato in giornata, addirittura. Speriamo che Quindi l'UGB abbia voglia di fare velocemente e di espletare velocemente la procedura, così da avere il contratto definitivo quanto prima, perché questa è sempre la solita ipotesi. è possibile quindi che il contratto definitivo arrivi già in tempi brevi, non in Noi tempi. ce lo auguriamo. Ce lo auguriamo anche perché quando due domeniche fa, abbiamo convocato l'esecutivo, il nostro esecutivo nazionale per avere il mandato e lo abbiamo convocato di domenica, abbiamo continuato ad avere anche con loro la stessa tensione in termini di responsabilità, perché in questo momento nessuno si può permettere di avere momenti di festa o di interruzione. Se serve per il paese, dobbiamo lavorare tutti. Senti, la battaglia sindacale, la polemica politico-sindacale è assolutamente normale, doverosa, direi, però credo che in questo momento, in questa fase, il cittadino comune, i genitori soprattutto, chiedono che la scuola riprenda a pieno ritmo e con la collaborazione con il senso di responsabilità da parte di tutti. Pensi che si riescano a mettere da parte un po' le, ripeto, legittime polemiche per far ripartire davvero la scuola al più presto? Io vorrei veramente che si possa cominciare o ricominciare un percorso con le forze politiche più mirato all'interesse del paese che alle ideologie. Vorrei che ci fosse io la definisco nella reciprocità, cioè ognuno di noi deve essere capace di guardare all'interesse di natura collettiva e deve cercare, sin dove è possibile, deve superare la spinta individualista che arriva anche dalla base. Senti, c'è un po' il rischio in taluni momenti, in talune situazioni, e secondo me in questa fase proprio questo rischio si corre, che i cittadini vedano un po' talune richieste del mondo della scuola come richieste di tipo corporativo. Cosa bisogna fare? Cosa devono fare i sindacati per evitare questo rischio, che è un rischio veramente grave? Beh, io credo che come sindacato, come organizzazioni sindacali, dobbiamo aprire un dialogo molto, molto ampio con le famiglie, con le associazioni che le rappresentano, con tutto il mondo che orbita intorno alla scuola, dagli studenti e ai genitori. Grazie a Maddalena Gissi. Grazie. Grazie a voi.